voluto partecipare con tanta energia e tanta attenzione a questa iniziativa promossa dal senatore Castiello e dall'associazione culturale. Dunque presento la mia opera Clochard. È un'opera del lontano 1998. Il colore dominante del quadro è il blu, un blu direi glaciale. Il blu conferisce al quadro un'atmosfera fredda che si sposa integralmente con la composizione. Il soggetto del quadro è un clochard, come tanti altri clochard che si incontrano durante il pernottamento nelle stazioni fredde delle metropolitane, e quindi ho voluto dare risalto a queste figure che sono emarginate, sono i cosiddetti invisibili. L'unica pietas che si riscontra in questo lavoro è questo fascio di luce bianca come una rasoiata che investe i volti. E un'ultima pietas prima del giorno del trapasso, quindi penso di aver realizzato una grandissima opera d'arte. Una delle opere che lei espone qui in questa splendida iniziativa I Geni del Cilento, un bel momento, no, per valorizzare lei ma anche gli artisti che purtroppo non ci sono più e altri suoi colleghi che hanno tanto da condividere con noi. Sì, innanzitutto un'attenzione particolare merita tanta attenzione il maestro Giannino Faticato. Dunque, di Faticati c'è da ammirare soprattutto i lavori ultimi del suo periodo, della sua esistenza, lavori che hanno una linea quasi espressionista, quindi di forte impatto visivo. A differenza dei primi lavori, quando privilegiava l'impressionismo. Ci sono interni della sua abitazione in questo caso. Quest'altro è un capolavoro assoluto, è un bellissimo olio. Il soggetto è stato sicuramente un suo amico.